La squadra mobile dell'Aquila, con l'organizzazione denominata Oro Rosso 2, ha sgominato un'altra banda dei furti di rame, composta da un gruppo di etnia rumena. L'organizzazione aveva messo in atto svariati furti presso i cimiteri della provincia aquilana, ma anche presso numerose abitazioni. Quattro le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale dell'Aquila e sette gli indagati, sequestrate ben 2,5 tonnellate di rame, del valore di circa 10.000 euro. Nel corso della conferenza stampa di oggi presso la questura dell'Aquila, il dirigente della squadra mobile, Maurilio Grasso, ha illustrato i dettagli della vicenda. Allora, questa indagine conclusa oggi va a colpire il secondo gruppo di rumeni ben organizzato che ha imperversato in un periodo ben preciso nella provincia dell'Aquila da dicembre 2012 ad aprile 2013 e che ha compiuto diversi e ingenti furti di rame in tutta la provincia. Il gruppo, composto interamente da rumeni, di cui tre poi alla fine sono stati destinatari di ordinanza di custodia cautelare, si sovrappone a un altro gruppo già dalla squadra mobile arrestato precedentemente a maggio 2013, anche quello organizzato in associazione per delinquere. Diciamo che questo gruppo invece di rumeni era, sebbene organizzato, utilizzava sporadicamente alcuni componenti che poi andava cambiando e hanno rubato rame per 2,5 tonnellate in tutta la provincia, da quasi tutti i cimiteri di L'Aquila e provincia, da case agibili e inagibili, il valore si aggira sui 10.000 euro circa di rame rubato e i soggetti avevano una residenza stabile qui all'Aquila e poi nel periodo successivo all'indagine si sono anche sparsi in altri territori. Non c'erano basisti, le indagini che abbiamo fatto sia per il primo gruppo che per il secondo hanno dimostrato l'esistenza di questi gruppi che avevano come lavoro unico il furto di rame, quindi si dedicavano interamente durante la giornata ai sopralluoghi e la notte ai furti e non organizzandosi, cercando di localizzare i cimiteri anche più volte visitati, le case agibili e inagibili, e chiaramente l'inagibilità della zona rossa favoriva, sebbene vigilata, favoriva la possibilità di rubare. In alcuni casi sono stati anche arrestati o denunciati in flagranza, però l'indagine è proseguita, è andata avanti lo stesso, e il 2,5 tonnellate di rame nel giro di 5 mesi rubate, credo che sia un quantitativo veramente, veramente ingente. Il furto era la base del reato, poi i reati contestati, diciamo anche dalla dottoressa Ciccarelli e poi emesso le ordinanze dal dottor Billi, hanno riguardato la ricettazione di materiale rubato. Quindi il materiale veniva rubato e poi l'interesse del gruppo era di ricavare i soldi dalla vendita legale, legittima del materiale presso dei centri di distribuzione e di smaltimento autorizzati, quindi sotto questo aspetto c'era una massima regolarità, anche perché erano costretti a fornire documenti, carte d'identità proprio per poter vendere il rame.